ricercatore appassionato della tematica del tempo naturale. Ecco, ormai da 7 anni si è appassionato di un argomento del quale è un responsabile a Parma del movimento del sincronario delle 13 lune di 28 giorni. Ecco, allora, questo ci ricollega a una cosa che avevamo sentito come termine, una data che faceva termine, attraverso i Maya. Ecco, Roberto, noi sappiamo che doveva finire il mondo. Così quindi, avevano detto i falsi informatori. Ecco, allora, intanto ci vuoi spiegare perché questa data ci faceva così paura e poi abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando poi, ma non è finita. No, non è finita. Si è giocato moltissimo sul sensazionalismo, perché purtroppo, per fortuna, le sensazioni aiutano a vendere. E quindi parlare della fine del mondo era qualcosa di molto appetibile per chi, certo, voleva vendere. Sì. Nella realtà non è finito niente, o meglio, è finito un ciclo. I Maya sono stati il popolo maggior conoscitore del tempo. Nell'epoca, diciamo, d'oro dello sviluppo della civiltà dei megalattici, i Maya utilizzavano contemporaneamente 17 calendari. Questo perché erano dei profondi conoscitori dell'astronomia, dei movimenti celesti, e quindi non solo computavano il tempo come facciamo noi oggi, ma tenevano conto di movimenti di tantissimi corpi celesti, e questo dava loro una serie di informazioni che oggi noi non è che non le abbiamo più, ma abbiamo perso l'abitudine di osservare, di considerare il tempo qualcosa che non sia puramente numerico. Certo. Roberto, io ti chiedo una cosa. Prima mi accennavi che tu, prima di fare la conferenza, volevi fare una pratica molto, sì, molto, allora, importante. Io adesso lo propongo, tra l'altro, che mi siete poi tutti invitati, a fare una piccola cerimonia. Niente di impegnativo, non preoccupatevi. Tutte le volte che noi ci troviamo a fare attività per il movimento delle 13 lune, apriamo i lavori con una piccola cerimonia che chiamiamo l'invocazione alle 7 direzioni. Che cos'è? È una cerimonia, appunto, come dicevo prima, dove noi ci rivolgiamo alle 7 direzioni. Perché 7? 4 sono quelle dello spazio, che tutti conosciamo, nord, sud, est, ovest, e le altre 3 sono invece quelle della dimensione verticale. Quindi abbiamo un alto, abbiamo un basso e abbiamo un centro, che è qui nel nostro cuore. Quindi tutte le volte che noi ci troviamo e iniziamo questi lavori, facciamo questa cerimonia con la quale noi ci connettiamo nello spazio e apriamo un contatto. Dal momento che tantissime di queste informazioni arrivano da altre dimensioni, quindi noi con la cerimonia apriamo il collegamento, mettiamo così. Il nostro maestro diceva che sturiamo i canali neurali, faceva proprio questo gesto. Questo per predisporci a approcciare il tempo in un modo un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Tu hai bisogno, però avresti bisogno forse dall'ottimale di silenzio, che qui giustamente non c'è, perché c'è la vita in questa. Ci adattiamo. Esatto. Ci vorrà forse un pochino più di concentrazione, sì, però magari. Allora, dobbiamo metterci in cerchio, fare una sorta di cerchio ideale, e poi ci gireremo tenendo le mani nella direzione per la quale io pronuncerò un paio di frasi. Faremo una piccola, chiamiamola meditazione, ma è veramente qualcosa di pochi secondi, e poi gireremo intorno allo spazio e ci rivolgeremo all'alto, al basso e al centro. Al termine della cerimonia pronunceremo tutti una frase, io la pronuncerò, voi fate come potete. Ti seguiremo. Ecco, una frase in lingua Maya che recita così: Ayum Unab Ku Evan Maya Ema Ho, che vuol dire lode a Unab Ku, che per i Maya era il centro della galassia, lode all'armonia di mente e corpo. Ma non importa, insomma, sì, è,
corpo, simbolico. Cuore, certo, certo. Sempre delle funzioni comunque emotive. Sì, sì, sì. Allora, se siete d'accordo, ci spostiamo magari qui di fianco, ci mettiamo in cerchio e poi ritorniamo poi seduti a continuare. Esatto. Benissimo. Abbiamo fatto questa preghiera, sì, molto, molto sentita, un gruppo che ti ha seguito in tutte, diciamo, le tue... Sono stati bravi. Sì, grazie. Se lo dice Roberto, allora sono contenta anch'io, io ce l'ho messa tutta. E mi è piaciuta molto perché c'era, nonostante ci giri intorno, come dicevo prima, la vita, però mi sembra di avere sentito intorno proprio il silenzio, quindi si è creato veramente un cerchio, non dico magico, però molto una vero, bolla. Una bolla di preghiera, mi è piaciuto molto, almeno per me è stata questa sensazione. Ecco, noi ogni volta, come dicevo, ci troviamo, iniziamo i lavori con questa invocazione ed è un modo per centrarci e per aprire, come dicevo prima, il collegamento in modo tale che poi quello che deve arrivare arriva. Io che non mi sono mai avvicinata a questo titolo sincronario, naturalmente so cos'è, però 13 lune, esattamente, i 28 giorni. Immagino, perché naturalmente specialmente per noi donne 28 giorni è un ciclo vitale e naturalmente anche proprio di vita, però le 13 lune ce le vuoi, sì, così spiegare? Allora, noi siamo abituati quando parliamo di tempo a riportarci a quello che chiamiamo il calendario. Il calendario è suddiviso in 12 mesi, ok? Ma se noi andiamo da un nativo, lui non sa cosa sono i mesi. Perché? Perché il modo in cui computavano il tempo le popolazioni native e le civiltà antiche, che io amo definire più evolute della nostra, non erano con i mesi, perché i mesi sono un frutto della mente. In natura non esiste il mese, ma un boscimano guarda il cielo, nell'arco di un anno vede passare la luna un certo numero di volte. La posizione delle stelle, certo, no? Definiva. Dicevo che loro erano profondi conoscitori dell'astronomia e quindi loro erano collegati a madre natura e a tutte le manifestazioni appunto naturali. Quindi in natura noi vediamo la luna nell'arco di un anno 13 volte, non 12. E se voi moltiplicate il 13, che è il numero delle lune, per 28, che è il numero dei giorni di durata della luna media, trovate 364. Voi dite, ma manca un giorno. Manca un giorno all'appello. Okay, manca un giorno. In realtà il giorno non manca perché per i Maya il 365esimo era un giorno particolare che loro chiamavano giorno fuori dal tempo. Questo vuol dire che questo giorno aveva una sua dignità, veniva celebrato, ma non entrava nel computo delle 13 lune. Questo perché se si tiene fuori il 365esimo, il sincronario è un computo perfetto e perpetuo, che non sbaglia mai. Invece, introducendo il 365esimo, noi abbiamo fatto un grandissimo casino e quindi il nostro calendario è veramente una cozzaglia di numeri nei quali facciamo fatica a trovarci un senso. Se ci pensate, il tempo, che è una cosa importantissima, una cosa sacra, una delle cose più preziose che abbiamo, ecco, per misurare il tempo noi utilizziamo uno strumento che di preciso non ha nulla, perché è assolutamente irregolare. Se misuriamo lo spazio usiamo un centimetro, usiamo un metro, usiamo uno strumento che è quello, al millimetro. Invece quando misuriamo il tempo ci permettiamo di usare un relitto che fa veramente fatica
perché ogni mese ha una durata diversa per noi. Ma anche perché poi sappiamo che c'è anche un mese bimestrale, bisestile. Quello è un altro perché problema sembra, del problema. Ecco, sembra quasi un rattoppo a quel numero, sì, a quel giorno che mancava nel 365esimo giorno. In qualche modo è stato un rattoppo, ma è un rattoppo nostro, perché, come dicevo, per i nativi che usavano le 13 lune non esisteva il 29. Non avevano bisogno, naturalmente. Tra l'altro vi faccio riflettere sulla semantica delle parole, cioè noi utilizziamo per calcolare il tempo il calendario, ma calendario deriva da calenda. La calenda nell'antica Roma era il primo giorno del mese, quello in cui bisognava pagare le imposte a Cesare. Okay? Allora, fate il ragionamento, noi misuriamo una cosa sacra come il tempo con uno strumento che è stato pensato per pagare le tasse. Com'è possibile sta roba? Purtroppo noi ci trasciniamo da più di 2000 anni questa roba qua. Poi non possiamo lamentarci di dove siamo arrivati, perché è la naturale conseguenza. Per i Maya, che dicevo prima, sono stati il popolo che ha sviluppato di più il concetto del tempo. Il tempo non si misurava con un calendario, loro il calendario sapevano che cos'era, ma con un sincronario. Sincronario è una parola che sincronizza. Allora, ed imita comunque un tempo. Lo strumento tecnico che noi usiamo per computare il tempo lo chiamiamo appunto sincronario delle 13 lune di 28 giorni, che è questo. È organizzato come uno dei tanti nostri calendari, solo che se noi apro una pagina a caso, questa è una luna, dove noi vediamo 28 caselline che corrispondono ai 28 giorni della luna. Okay? Il ciclo della luna, sì, sì. Sì, non di più. È un calendario solare lunare. Però dietro, nell'ultima pagina, voi vedete che c'è questa matrice, sembra un po' il gioco dell'oca. Okay. Questo invece è il calendario sacro che i Maya chiamavano Tzolk'in. Allora, il sincronario, è un computo galattico. Questo fa riferimento non al sistema solare, alla galassia. Quindi questo strumento sincronizza il computo solar-lunare a quello galattico. Non è una roba di poco conto. Potremmo stare qui giorni a parlare di questo strumento. 28 magari. 28, sì. Perché ha veramente tantissima conoscenza qua dietro. Solo che noi non abbiamo gli strumenti. Ma ad esempio tu, visto che fai parte, appunto, sei questo, cioè, responsabile, no, di questo movimento, voi tenete dei corsi per poter, sì, capire, comunque, certo, interpretare anche, sì, un, sì, pochino, sì, quello che... Io fino a 7 anni fa non sapevo nulla di quello di cui vi sto parlando. Come è successo invece? È successo che sono molto grato all'amica che ho qui davanti, che mi sta riprendendo, è stata lei a coinvolgermi, io non conoscevo nemmeno lei, un amico che mi ha detto guarda che stasera c'è una conferenza dove si parla di misteriosi Maya. Io sono un po' curioso di natura e ho detto vabbè, perché non andare a questa conferenza. La conferenza era tenuta da Antonio Giacchetti, che è la persona che qui a Parma. È stato qui a Parma, sì. Antonio viene da Cisternino, in provincia di Brindisi, quindi sì, dalla Puglia. Sì, certo. Lui però gira l'Italia per portare questa conoscenza del sincronario laddove ha richieste in questo senso. Quindi lui quella sera teneva la conferenza e al termine della conferenza, che per me è stata interessantissima, lui è uscito con la frase dicendo beh, poi per chi ha voglia e tempo noi nei prossimi 2 giorni ci troviamo qui a studiare i codici Maya. Io a quel punto guardavo il mio amico e gli ho detto questa occasione non possiamo farcela scappare, e sono finito in questo circo da cui non sono più uscito. Beh no, anche perché insomma i Maya hanno una cultura che così ci portiamo anche dietro da sempre, ed è, magari forse pensavi fosse una cosa tutt'altro che questa non sapevo,
conoscevi Maya, penso più o meno come tutti voi, per essere una civiltà antica un po' misteriosa, che faceva le piramidi, faceva i sacrifici umani e poco più. Un pochino quello che ci hanno insegnato sui libri di testo, però... Quelle cose, poche cose che ci hanno insegnato. Non sapevo che i Maya erano dei conoscitori sopraffini del tempo, che avevano messo a punto questo strumento e che avevano mille altre curiosità che in realtà sono conosciute da pochissime persone. Sono più le donne o gli uomini interessati a questo sistema? Ahimè, sono più le donne. Sai perché? Perché le donne hanno proprio il tempo sempre molto sincronizzato, perché sai che le donne pensano tre cose, mentre ne fanno altre 10, ecco. E quindi sicuramente forse è un'attitudine c'è una forte componente femminile. Comunque sì, vengono organizzati, l'organizzazione di cui noi facciamo parte organizza periodicamente dei seminari per diffondere questo tipo di conoscenze. I seminari si articolano in tre livelli differenti perché il materiale è tantissimo, è un po' come imparare una lingua straniera. Esatto, cioè, infatti stavo dicendo, all'inizio è un codice, ci sono dei termini che, poi vabbè, sono termini di lingua maya alcuni, ma non è tanto quello, è che è proprio un modo di pensare al tempo al quale noi non siamo assolutamente, per noi il tempo sono dei numeri che passano, per i maya è un qualcosa di qualitativo, cioè il tempo ha delle qualità, ogni giorno ha delle qualità diverse, non perché oggi è il 29, domani è il 30, perché oggi c'è un'energia e domani ce ne sarà un'altra. Oggi ad esempio, tanto per darvi uno spunto, è il giorno dell'allacciatore dei mondi bianco galattico. E quindi significa? Cosa significa? Perché... 28 aprile, noi diciamo che è il 28 aprile, il 29 aprile. E invece per i Maya era il giorno dell'allacciatore, è il Kin 86 e che si chiama allacciatore dei mondi bianco galattico. Se vedete questa matrice di cui vi ho accennato prima, è fatta di 260 caselline, io l'ho chiamata scherzosamente il gioco dell'oca. Perché 260? Perché questa matrice è composta di 20 identità, 20 tribù o 20 glifi che vedete qui sulla sinistra e da 13 colonne che rappresentano dei toni, delle frequenze, delle vibrazioni. Quindi ogni glifo, per farvi capire, la cosa più vicina che abbiamo noi gli occidentali col glifo è il segno zodiacale, ok? Questi non sono 12, sono 20. Infatti ho già individuato il mio, Sono 20 e ognuno di questi 20 glifi è vibrato da 13 toni diversi, 13 vibrazioni diverse, quindi 20 per 13 fa 260. Quindi ogni giorno che passa nel nostro calendario gregoriano corrisponde a un kin che noi vediamo passare sia nelle 13 lune, che sono corrispondenti ai nostri mesi per capirci, e sia sulla matrice sacra dello Zolk'in. Quindi allora fammi capire, perché sai, entrare in una situazione del genere non è così facile. Capisco che sto già dicendo delle cose. No, sei andato troppo avanti, perché io ero ancora rimasta alle 13 lune, adesso tu mi hai parlato di termini. Sì. E forse come me anche da qualcuno del pubblico. Ma allora, normale. Diciamo che io lo vedo un po' come la battaglia navale. Sì, ecco. Sì. Tu lo vedi come il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca è tanto per drammatizzare. Sì, sì, sì. Io vedo che tu hai portato comunque un po' di materiale che dopo poi magari eventualmente. Sì. Chi è interessato, poi abbiamo una coppia del sincronario, questo in bianco e nero, che regaliamo a tutti. Quindi chi di voi la vuole si avvicini e ve ne darà. Chi poi invece vuole quello più serio, a colori, abbiamo un tavolino dove Marzia vi aspetta e chi lo vuole lo può acquistare. Siccome siamo quasi alla fine dell'anno, e tra un attimo spiegherò cosa voglio dire, lo vendiamo a metà prezzo, ok? Quindi chi lo vuole è pure in promozione. No, anche perché io adesso, se mi dovessi approcciare a questo calendario,
c'è un significato incrociato fra sì, i numeri? Più che incrociato, se guardi la matrice, dicevo che oggi è il KIN 86. Il KIN 86 ecco. è l'unità più piccola della matrice. Quindi ogni casellina è un KIN, ogni giorno è un KIN. Ognuno di noi quando nasce in un giorno gregoriano che corrisponde a un KIN. Questo KIN unisce insieme il glifo, uno dei 20, e uno dei 13 toni. L'insieme del glifo e del tono forma una identità galattica, così che vi dicevo che questa matrice fa riferimento alla galassia. La galassia, okay? Ecco. Quindi ognuno di noi ha una propria identità galattica che è data da un glifo e un tono, ok? Oggi è KIN 86, che sarebbe l'allacciatore dei mondi bianco, perché i glifi possono essere di quattro colori: rossi, giallo, bianchi e blu, blu e gialli, che corrispondono tra l'altro alle quattro direzioni che avete sperimentato prima, perché si parte dall'est che è rosso, poi si gira a nord che è bianco, poi si gira a ovest che è blu e poi si gira a sud che è giallo. Quindi i glifi si compongono di questi quattro colori. Oggi è un glifo bianco, è l'allacciatore dei mondi, dicevo, ed è vibrato dal tono numero 8, che si chiama galattico. Ho capito. Ma chi vi parla, io, ho l'identità dell'allacciatore dei mondi, pure io come oggi, però ho un tono diverso. Io ho un tono numero 10, che si chiama planetario. Allora, quando Alberto mi ha invitato a parlare qua, io ho guardato il calendario e ho detto andiamo a vedere che giorno sarà sto 29, e quando ho visto che era un giorno allacciatore ho detto questo è un segno. Perché se l'allacciatore dei mondi, non l'ho spiegato prima, l'allacciatore dei mondi è colui che mette in contatto dimensioni diverse, situazioni diverse, quindi è la possibilità di poter allacciare dei ponti attraverso cui facciamo girare informazioni. Questa è la mia identità, certo. Ma oggi è un giorno dove ritorna questa energia. E poi adesso vi dico una cosa che voi non capirete, ma prendetela per buona: il giorno di oggi, il KIN 86, rientra nel mio quartetto occulto, che è una roba che poi chi vorrà fare i seminari scoprirà che cos'è. Ma il quartetto occulto è composto di quattro KIN, quindi quattro giorni. Uno è quello in cui nasciamo noi, comunque è scolpita e riporta questa colorata così. E è stata colorata per far vedere meglio, per vedere un pochino i passaggi, l'astro di granito e color granito. Lo chiamano l'astronauta di Palenque perché Pacaldo Tanque è raffigurato qua, è in una posizione dove sembra che stia pilotando un'astronave. Al di là di questo, nel secondo livello del seminario si fa una giornata intera dedicata a spiegare la tomba, il sepolcro, queste cose che stai dicendo. Quindi vi posso veramente dare solo delle piccole informazioni. Ecco, infatti, allora, io che non sono una molto così, non mi avvicino molto alla matematica, perché questa è pura matematica. Sì, questa è matte magica. Matte magica, bello. E, vedete come si può così anche avvicinarsi e comunque parallelamente capire che fascino possono ancora così suscitare questo popolo meraviglioso. Quindi è stata una cosa stupenda appunto scoprire, comunque riscoprire, perché ultimamente dopo il 2020 dei Maya non se ne è più parlato. 2012 scusa, non se ne è più parlato perché naturalmente il l'abbiamo mondo non è finito. meno male, solita, sì. Quindi voglio dire, Corsi ci ha così fatto così rispolverare un pochino questo popolo che è stato straordinario attraverso questo sincronario che voglio dire magari è un pochino più difficile. Chiudo soltanto il discorso che vi faccio di Pacaldo Tanque. In questa lastra di 2 tonnellate sul bordo sono scolpiti 13 glifi, o meglio 13 KIN,
13 identità galattiche precise, che sono quelle che riportano il triangolino rosso. Allora la domanda è, ma ce n'erano 260, perché ne ha scelti 13? Questo è uno dei grandi misteri, però un senso ce l'aveva. Allora, quando ricorrono quei giorni che corrispondono ai segni chiari di Pacalvotà, bisogna stare più attenti degli altri, ecco, perché c'è qualcosa in più che ritorna quel giorno lì come frequenza. E questo ci dimostra ancora una volta che 13 lune su 260 ne hanno colpiti 13, non 12, non 11, 13. 13 è uno dei numeri sacri in questo computo del tempo e ritorna in mille situazioni diverse. Senti, io vedo che sul tuo tavolino ci sono diversi libri, sì. Ne vogliamo parlare? Sono sì. pubblicazioni tue? Sono cose no, che invece allora, tu consigli? Sì, sono alcune copie del Sincronario per chi lo vuole acquistare. Abbiamo un libro che si chiama Manifesto per la Noosfera. Il libro è stato scritto dal professor Arguelles, che è stata la persona che ha tradotto tutti questi codici. Lui non è più tra noi, ha lasciato il corpo nel 2011, però diciamo che è il papà del Sincronario. Lui era un accademico, lui era titolare di cattedra di estetica presso l'Università di Princeton, e a un certo punto lui ha abbandonato la carriera universitaria per andare in Messico e sì. dedicarsi certo. a questo. E ha scritto diversi libri, questo è l'ultimo che ha scritto, che si chiama Manifesto per la Noosfera. La noosfera è un concetto per il quale potremmo anche qua stare a parlare tanto. Comunque la noosfera è il corrispondente della biosfera, sappiamo tutti, sì, sì, certo. insieme delle forme viventi. La noosfera invece è l'insieme di elementi, quindi una sorta di mente collettiva del pianeta. E quindi lui diceva che l'umanità si deve preparare al passaggio dalla biosfera alla noosfera. Sfera, okay. Io sono qua oggi anche per questa finalità, quindi aiutare l'umanità in questo passaggio noosferico. Quindi certo. chi interessa c'è questa pubblicazione. E poi abbiamo una serie di DVD e di libri di Thomas Torelli, probabilmente molti di voi conoscono Thomas Torelli, se non lo conoscete andate su, googolate, è un regista romano che ha fatto diversi film e uno dei più famosi, forse il più famoso, si chiama Un altro mondo, è stato fatto, non ricordiamo se 2013 o 2014, quindi circa una decina d'anni fa, ha vinto una serie di premi, di riconoscimenti. E Un altro mondo è una serie di interviste a diversi personaggi, uno dei quali è proprio Antonio Giacchetti. Antonio Giacchetti, che è la persona di cui ho accennato prima, è tutta una scatola cinese. Tutta una scatola cinese. Esatto, fantastico. Antonio è il traduttore e interprete del professor Arguelles. Si sono incontrati in circostanze strane, sincroniche, e per un bel po' di anni hanno lavorato insieme. Antonio è il responsabile del movimento PAN, che è un acronimo che sta per Planet Art Network, che è quello per il quale io dicevo, io sono responsabile qui per la città di Parma del movimento PAN. Antonio è il coordinatore a livello nazionale. Quindi chi ha visto Un altro mondo o chi vorrà vedere Un altro mondo vedrà un bel po' di intervista a Antonio Giacchetti che parla dei Maya. Ah, sentirete alcune cose che vi ho detto io adesso e sentirete dire ad Antonio e anche molto di più. Quindi se si volesse approfondire sì. questo, diciamo, quindi esatto. abbiamo toccato allora tanti punti sì. anche il cinema, sì, no? sì, il documentario, docufilm. Esatto. Ottimo, ottimo. Allora, io adesso direi che se naturalmente Roberto si trattiene qui, nel caso voleste così approfondire qualche cosa, discutere di qualche libro, tu Roberto volevi aggiungere sì, delle cose? Aggiungere, cioè potrei aggiungere tante, ma ne scelgo una tra tante. Dicevo prima che siamo quasi alla fine dell'anno e voi dite, ma siamo a fine d'aprile, questo ho bevuto. Invece no. Perché? Perché il primo dell'anno nel computo del Sincronario non è il primo di gennaio, dirà che gennaio non esiste, ma
però rapportato al nostro calendario gregoriano l'anno qua comincia il 26 di luglio. Ancora una volta, perché una data così assurda come il 26 di luglio? Perché il 26 di luglio è un giorno particolare astronomicamente parlando, perché si chiama il giorno della levata eliaca di Sirio. Levata eliaca, Elios in greco è il sole, quindi se all'alba del 26 di luglio noi ci mettiamo in osservazione dovremmo vedere il sole e la stella di Sirio che si alzano insieme. Ah, bellissimo. Okay? Siccome i popoli antichi, lo dicevo prima, erano più evoluti di noi e avevano molte più conoscenze astronomiche, sapevano che quando il sole sorge insieme a Sirio non è una cosa da poco, e quindi facevano partire il computo del tempo esattamente dal 26 di luglio. Quindi da qualsiasi punto del mondo? Sì, allora in realtà se voi adesso andate su Google e cercate questa cosa... Perché magari io il 26 sono in Cina, no? Allora, se io volessi... nella realtà oggi non avviene questo, cioè non il 26 di luglio, per il problema della processione degli equinozi. Ah, certo, ecco. Perché ecco, quando è stata messa a punto questa metodica, il 26 di luglio c'era la levata eliaca di Sirio. Nella realtà la Terra sta facendo il grande giro, questo giro dura 26.000 anni, e quindi in questo momento credo che si sia spostato sia il 10 o l'11 di agosto. Quanto quindi stiamo attenti dal 26 luglio all'11 agosto, stiamo attenti, ma rivediamo questa bellissima combinazione. Comunque, e lo diciamo a te. Sì, bravo. Questo vuol dire che l'anno qua comincia il 26 di luglio, tra l'altro se prenderete il sincronario c'è scritto sopra 26 di luglio 2022, 24 luglio 2023. Quindi per noi l'anno termina il 24 di luglio. Ma se comincia il 26 e termina il 24 c'è un buco in mezzo, è il famoso giorno fuori dal tempo che dicevo prima. Sì. Allora, il giorno fuori dal tempo, ci sono delle evidenze empiriche che si possono vedere anche andando in Messico. Noi, io e 3-4 amici che sono qua, siamo reduci da 18 giorni di viaggio in Messico con Antonio Giacchetti, che ci ha portato nei luoghi che abbiamo studiato, studiando i codici, sì, e guardando le piramidi si ha un'evidenza del giorno fuori dal tempo, e ve lo dico in due parole. Le piramidi sono composte di, hanno quattro lati, no? E sono composte di 91 gradoni, 91 per 4 fa 364. C'è Alberto che sorride perché lui è un numerologo, gli piacciono. Sì, Maya, sì, Maya, sì, Maya. Maya, Maya. Poi il pietrone, il macigno di granito che sta sopra la piramide, che chiude la piramide, è il 365esimo, quindi è il giorno fuori dal tempo. Questo vuol dire che le piramidi in realtà sono dei calendari naturali, non naturali, ma sono delle rappresentazioni fatte dall'uomo per computare il tempo. Beh, infatti allora, voglio dire, qui c'è una costruzione, quindi ci sono tanti simbolismi, certo. Come poi anche i pittori nel Rinascimento e anche comunque prima, sappiamo che possiamo leggere un quadro attraverso i simboli, e quindi è la stessa cosa, quindi riuscivano veramente a fare questa lettura. E un simbolo, praticamente anche questo magari sacro, no? questa cosa, certo, legata alla religione, certo. Ma anche questi quadri commissionati naturalmente dal clero facevano sì che se c'era una cosa in mano, comunque, o una penna, comunque qualsiasi cosa, c'era una lettura chiara e che ci faceva capire che cosa era il messaggio di questo quadro. E la stessa cosa, appunto, questi gradoni, questo conteggio. Noi come movimento delle 13 lune di 28 giorni da qualche anno, da quando io ho preso questo ruolo di responsabile, io mi impegno sempre a organizzare il giorno fuori dal tempo. Lo facciamo qui a Parma, io ho la fortuna di abitare ai margini della città, quindi ho un giardino grande, e quindi nel mio giardino organizziamo questo incontro. Io ho conosciuto Alberto proprio lì, perché l'amico Nicola 2 anni fa ha invitato, è venuto il giorno fuori dal tempo e ha portato scatole cinesi, sì, scatole cinese. E quindi per chi fosse curioso di vedere che è sta roba di cui ho parlato stasera, il 25 di luglio è invitato
a venire a partecipare e toccare con mano un assaggio di cultura Maya. Allora, ti autoinvito a questo punto. Assolutamente. No, certo, tu sei sempre invitato. Ma io... E quindi all'ultimo momento insomma siamo riusciti ad organizzare questo incontro. Siccome io credo che questo argomento meriti anche un approfondimento per chi è chiaramente interessato, anche il sottoscritto, certo, oltre all'invito della data di luglio 25, sì, 25 di luglio, io penso che possiamo fare una riflessione, siccome tra un mese noi abbiamo un altro festival Indaco, quello ufficiale, sulle rive del fiume di Luzzara, e magari in questi giorni facciamo due chiacchiere io e te. Perché se no? Vorrà intervenire anche Alessandra, perché no? Perché poi è lei che decide, cioè io faccio le proposte ma è lei che dice decision sì, maker. Questa persona va bene, okay. Com'è giusto che siano così per le donne? Ma anche perché, come dicevamo, noi abbiamo, no, il senso del tempo, quindi in un programma, in un giorno di 24 ore non puoi mettere delle conferenze che durano 48, ecco. Certo che no. Quindi io potrei anche proprio vedere di inserirti, però con grande piacere. Vedere, stavo dimenticando una cosa importantissima, che tra meno di un mese, esattamente il weekend sabato 20 e domenica 21 maggio, Rossana, qui davanti, organizza un seminario di primo livello. Ah, bene, quindi bene. Chi fosse interessato a approfondire queste tematiche che abbiamo lanciato questa sera può contattarci, adesso alla fine dell'intervento chi vuole venire gli diamo i contatti, e ci sarà appunto il primo livello, quindi il primo passo da fare. Come me, cioè, che chi non sa nulla, che dice come ho fatto io 7 anni fa, che sente il richiamo. E dove lo fa Rossana? Rossana lo fa presso la palestra Fitness. In ogni caso, Alessandra, poi noi possiamo mettere questi riferimenti sul nostro sito, sì, se vuoi citare il sito e Facebook. Sì, allora Facebook è indaco432hz, e mentre il sito è www.indaco432hz.it, e quello vedete anche sui nostri banner. Ecco, potete prendere la cartolina e ci sono entrambi i nostri siti. Ormai abbiamo fatto un gemellaggio con la BB20, quindi possiamo condividere tutte le notizie insieme. Domanda pratica, io prendo il calendario che sono completamente sì. Riesco a capire tutti i casi dei giorni. Sì, sì, assolutamente. Non è richiesto. Quindi è già il secondo livello. Specifica. Ma non studio. Benissimo. Patrizia è una new entry, quindi è dimostrazione che il calendario dà già molto informazione per cominciare. Poi non vedo l'ora di fare il corso. Fantastico, bene. Diciamo bene. Che per queste domande di tipo pratico poi voi sarete qui, sì, restate qui ancora noi un ci po'. Fermiamo a questo tavolino, chi vuole informazioni, chi vuole prendersi in cronari, faccia riferimento a noi. Ecco, chi sì. vuole, sì. venite che c'è il sincronario omaggio per tutti. Perfetto. Bene, allora Roberto, io noi ti ringraziamo tantissimo, io farei un applauso a Roberto perché veramente è stato esaustivo. Grazie a voi. Anche per chi si sta approcciando al zero livello, però grazie a Rossana cominceremo magari il primo e scopriremo delle cose meravigliose. Ve lo ricordo, 20 e 21 maggio. Benissimo, e sabato e domenica, sì. Con Antonio Giacchetti. E la sera prima, quindi il venerdì 19, Antonio farà la famosa conferenza che ha intervistato me, I misteriosi Maya. Bellissimo, bellissimo. Niente, allora, come dicevo, Roberto e Rossana rimangono qui con noi, c'è anche la signora lì dal tavolino, quindi ci sono oggetti da acquistare e anche da prendere in omaggio. Allora, grazie Roberto, invece adesso passiamo.